Molti dei primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi, dice il Signore, lo dice a Pietro, per dire voi avete lasciato tutto a causa mia, del Vangelo, e quindi diventate ultimi. Nel senso che chi lascia tutto non ha né affetti, né averi, né punti di sicurezza, né nient'altro, conta solo su Dio, ebbene costui diventa ultimo, diventa uno che non conta niente e agli occhi del mondo è anche un folle o anche peggio. Molti dei primi invece saranno ultimi. Chi sono i primi? Quelli che hanno case, campi, poderi, sicurezze, terreni, no? E infatti questo discorso Gesù lo fa proprio a seguire con l'incontro con quel ricco che dice cosa devo fare per avere la vita eterna? E aveva tutto. Lascia tutto, vieni e seguimi. Ma non lo seguì perché aveva molti averi. Dunque ecco un primo che diventa un ultimo e gli ultimi invece saranno i primi, soprattutto quelli che diventano ultimi volontariamente e volontariamente si mettono a servizio del Vangelo per avere niente qui sulla terra e tutto di là. Nonostante questo il Signore garantisce che non mancano gli aiuti, ecco, che riceverete 100 volte qui nel tempo. E che vuol dire durante il vostro cammino, il vostro pellegrinaggio, avrete i fratelli, le sorelle, che non sono magari quelli del sangue, ma sono altri che si fanno vostri fratelli e vi aiutano sapendo che voi siete operai nella vigna del Signore. Così Pietro nella sua lettera dice a tutti, forte di questo mandato che Cristo gli ha dato, cingendo i fianchi della vostra mente, restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Che vuol dire cingere i fianchi? È l'espressione che il Vangelo usa per dire state pronti a partire. Cingete i fianchi della vostra mente vuol dire siate sempre con la mente in atteggiamento di partenza per seguire il Signore, perché Egli sta per manifestarsi, rimanendo sobri, che vuol dire senza lasciarvi ubriacare dalle cose della vita. Ubriacare vuol dire quando le cose della vita ti prendono talmente tanto che perdi di vista l'obiettivo, il cammino che devi fare e puntare gli occhi sulla speranza. Qual è la nostra speranza? Ricevere i beni eterni che Cristo ci ha promesso. Dove sono io, sarete anche voi. Io vi farò risorgere nell'ultimo giorno. E dunque Cristo si manifesta. Si manifesta a noi, come dice San Pietro, che non dobbiamo conformarci ai desideri di un tempo, cioè prima di conoscere Cristo, quando si era nell'ignoranza. Che cos'è l'ignoranza? È non conoscere il Vangelo di Cristo e la sua promessa. Ma ora che siamo edotti, siamo in qualche modo illuminati e resi consapevoli dallo Spirito Santo, abbiamo il dovere di diventare santi, che vuol dire lasciarci santificare dallo Spirito Santo in questo tempo, perché quando si entra nell'eternità i giochi sono fatti. Ecco dunque che San Pietro ha imparato bene da Gesù e noi impariamo da Gesù, da San Pietro e da tutti i santi che fino ai nostri giorni ci hanno accompagnato nel guardare questa meta celeste, questa speranza che è la speranza del cielo, che non fa conto dei beni terreni e non si fissa e non si lega qua sulla terra. Il Signore si manifesterà. Questa manifestazione ha sempre posto molti problemi perché molti hanno pensato nell'imminenza, quindi nella stessa generazione di quelli che avevano conosciuto gli Apostoli. La manifestazione di Cristo nell'ultimo giorno invece deve ancora avvenire ed è quella che noi attendiamo. Però c'è una manifestazione anche particolare che a noi viene normalmente attraverso lo Spirito Santo che si manifesta nella nostra mente e nella volontà del nostro cuore che viene spinta ad agire secondo quello che Dio ci suggerisce proprio mediante lo Spirito.
Dunque chi vive nello Spirito in questo tempo ha già un piede nell'Eterno, sta già servendo Dio, viene già purificato, è già nel cammino, nel percorso di santificazione, è già uno che cammina e non si attarda per le vie e per le cose del mondo. Noi siamo mossi dallo Spirito, non seguiamo le ragioni del mondo. E quando il mondo grida e urla come normalità quello che per noi è peccato, noi non lo seguiamo, perché noi siamo con gli occhi fissi sulla meta della nostra speranza, la vita eterna, per essere insieme al Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre.